Care colleghe, cari colleghi, è per me un grande onore aprire oggi i lavori della 19ª legislatura della Camera dei Deputati. Lo faccio provando insieme a voi il forte senso di responsabilità che ciò comporta, in particolare in questo tempo così complicato, reso tale prima dalla pandemia, poi della guerra scatenata dalla Russia e della crisi energetica ed economica che stiamo attraversando. È compito primario anche di questa istituzione costruire un orizzonte di speranza. Permettetemi, in apertura della seduta, di rivolgere il saluto dell'Aula al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cui siamo grati per il ruolo di supremo garante della vita democratica del Paese e di altra espressione della coesione nazionale, che ha interpretato e sta interpretando con autorevolezza e saggezza anche in questo tempo di grave emergenza per il Paese. Vorrei anche indirizzare il saluto dell'Assemblea al Presidente della Camera della scorsa legislatura, il Presidente Roberto Fico, a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, con i quali ho avuto l'onore di collaborare in questi 4 anni di mandato, a cominciare dai vicepresidenti Fabio Rampelli e Mara Carfagna, che ritrovo in quest'Aula, e i vicepresidenti Maria Eder Raspadoni e Andrea Mandelli. Vorrei ringraziare anche i diversi governi della 18ª legislatura, il presidente Giuseppe Conte, oggi neodeputato. Un ringraziamento particolare va al presidente Mario Draghi, che sta guidando e ha rianimato con competenza ed efficacia il nostro Paese in questa complessa congiuntura. Permettetemi inoltre di ringraziare anche le colleghe e i colleghi che hanno preceduto questa Assemblea, quelli rientrati, ma in particolare coloro che non si sono ricandidati o non sono risultati rieletti, e tutto il personale di Montecitorio, a cominciare dal segretario generale Fabrizio Castaldi, che hanno assicurato sempre ai deputati di poter svolgere i propri compiti anche nelle fasi più acute dell'emergenza pandemica, con straordinaria competenza e professionalità che solo chi lavora in questo luogo può conoscere e apprezzare in modo compiuto. Rivolgo infine il nostro augurio alla senatrice Liliana Segre, che a breve presiederà la prima seduta del Senato della Repubblica, e a tutti i suoi colleghi con i quali in questi anni saremo chiamati ad una collaborazione straordinaria.